So che noi per lavoro ci occupiamo di relazioni, giusto? Voi per lavoro incontrate persone di tanto tipo, tra l'altro voi avete uno dei lavori più complessi perché vi occupate di bambini, di adulti di vario tipo, no? Quindi sono adulti genitori, adulti colleghi, adulti dirigenti o adulti colleghi che hanno ruolo nei vostri confronti, quindi voi avete molte complessità da gestire. Tra l'altro siete inseriti in un contesto dove voi vi augurate che le persone cambino. Cioè, se voi ci pensate, no? Voi vi augurate che i bambini crescano. O ci auguriamo la pensione. Quindi, noi possiamo o darci come obiettivo e augurare a noi stessi che da ora in poi incontreremo persone sempre abbastanza piantate e radicate a terra, che non facciano più passi indietro, che non ci guardino più in cagnesco, che ci collaborino con noi. Oppure cominciamo a cambiare atteggiamento, quindi cominciamo a mettere in discussione alcuni nostri atteggiamenti, aprirci all'idea che non tutti comunicano allo stesso modo, trovare noi e sviluppare nel tempo, flessibilità per poterci relazionare con tipi diversi di persone, che tanto continueranno a capitarci, perché altrimenti il rischio è che mettiamo nelle mani degli altri il telecomando delle nostre emozioni. Allora io ho qua il telecomando, dico, vabbè, allora che voglio fare? Voglio far incazzare Virginia? No? Ah, ci ho incazzato, ah, tastino rosso, quello rosso, ta, così. Oggi la voglio far mosciare. Oggi voglio creare indifferenza. Occhio, perché noi quando siamo particolarmente manipolabili da parte degli altri, finiamo per dare in mano il nostro telecomando, l'emozione, pur coltivando in noi la sensazione di essere invece quelli determinati, quelli che mo, le cose te le dico come stanno. Ok? Quindi, occhio perché. Lì possiamo, ripeto, o augurarci che nessuno mai faccia passi indietro con noi, senso lato anche, oppure abituarci noi e mettere in discussione noi il nostro modo di intervenire, ma tra l'altro anche di interpretare, perché se io interpreto come un vuoi prendere distanze, stai dicendo una cazzata, è normale che poi avrò un atteggiamento nei tuoi confronti che alimenterà tra l'altro, no? Perché voi immaginate quello che fa il passo indietro per il suo motivo, qualsiasi, c'ha la luce, sta controluce, quindi fa un attimo un passo indietro per vedervi meglio, ok? E non lo fa in avanti per rispetto per voi, ok? Perché è educato. E voi interpretate quella cosa come un voler mettere distanze, è possibile che il vostro atteggiamento cambi nei suoi confronti. E quindi a quel punto è possibile anche che voi influenziate la sua ostilità. Quindi, occhio, quando ci parte il film mentale, cioè proprio il rischio di interpretazione e di viaggione è proprio dietro l'angolo. Quindi può essere molto più utile. Poi ripeto, questo è il mio punto di vista, ho 30 anni, cercate sempre di ridimensionare le cose, non le prendete come verità, sperimentatele, mettetele alla prova. E il mio suggerimento è quello di passare dalle sensazioni alle informazioni. Perché se io vedo che tu fai un passo indietro e ho sensazioni di astio, di fastidio, è normale che stando lì dentro in ammollo, mi pregiudica tutto quanto. Invece io mi dedico alle informazioni, cioè ciò che posso vedere con gli occhi, eventualmente ascoltare con le orecchie. Passo indietro, punto. Passo indietro. Non è che mi ha detto vaffa. Passo indietro. Ok? Si chiama la fiesta di Johari, no? Cioè noi abbiamo, allora, quattro zone. Quella che io conosco e tu conosci. Quindi io sì, tu sì. Quella che io conosco e tu non conosci. Quindi la privacy, tra virgolette. Quella che tu conosci e io non conosco è quella che non conosciamo nessuno dei due. Ora, io conosco, tu conosci, la condividiamo, quindi c'è poco da dire. Io conosco, tu non conosci, è la nostra privacy e ci mancherebbe. Occhio perché se noi abbiamo tantissime parti della nostra vita che io conosco e gli altri non conoscono, il rischio è che rischiamo di essere sotto scacco di tante dinamiche, perché appena andiamo lì ci sentiamo in difficoltà. Quindi non vuol dire azzerare quella parte, perché avere un'intimità, avere cose solo nostre o solo per pochissimi ci vuole, ci mancherebbe. Nello stesso tempo essere pieni di tabù, tra virgolette, rischia di essere particolarmente, insomma, tra l'altro anche sgradevole per gli altri, perché gli altri hanno difficoltà a relazionarsi con noi. E poi c'è la zona del tu sì e io no, e quella è la zona del feedback. Cioè, se tu ti accorgi di qualcosa che mi riguarda e io non me ne accorgo, lì noi abbiamo tanto da poter imparare e crescere. Certo è che senz'altro gli altri ce lo dovrebbero dire, no? Dovrebbero trovare un modo anche magari cortese di dircelo. Però la mia domanda è, questo
questo mio ragionamento mi sta responsabilizzando o deresponsabilizzando? Deresponsabilizzando, perché ho capito che gli altri dovrebbero, però io non è che posso andare in giro a montare persone come le preferisco. Qual è il mio atto di responsabilità lì? Sulla finestra del tu sai e io no. Prima di prendere coscienza? Chiedere, ma essere anche nel tempo il più possibile aperto a ricevere feedback. Perché chiedere, ascoltare e cioè ascoltare, più che accettare, accettare vuol dire ascoltare, proprio ascoltare, cioè proprio semplice. E i feedback si ascoltano in silenzio, punto. Cioè non si deve, non devo stare di no, ma perché io, no, perché in realtà intendevo, no, ma io faccio sta cosa perché, anche perché, cioè, voi immaginate che dovete dire a una persona una roba che per voi è importante comunicarle, no? E ogni volta che voi avanzate questa vostra, così, cioè ci provate, c'è questa persona che fa, no, però in realtà, no, ma perché, no, ma l'altra volta io, e dopo un po' dicevo, secchi, non te la dico, lascio perdere, no? Quindi occhio, perché il nostro atto di responsabilità sta nel chiedere altro, e oltre a chiedere anche a cogliere i feedback, e molto spesso non siamo in grado, o si offende, o si giustifica, o magari... Sì, magari fa domande che non sempre sono proprio a scoprire, ma sono a volte a far traballare ciò che ti stanno dicendo, mettere in discussione, a fare un po' di ripicca. E di nuovo lì è un atto di deresponsabilizzazione. Perché se io scopro che quando io ti dico feedback ti mando nel pallone, io ti ho in pugno. La mia domanda è, allora, sempre con i limiti, nel senso che poi non è che dobbiamo diventare santoni e sarà sempre una direzione verso cui tendere, ma è un punto d'arrivo, quindi un preambolo doveroso e premessa da fare, ma la mia domanda è, ma voi siamo sicuri che volete, cioè che sperate di incontrare nella vostra vita, nel vostro percorso, sempre persone carine che vi dicono cose in un certo modo, persone di cui avete stima che vi comunicano certe cose, oppure preferireste equipaggiarvi e nel tempo sviluppare la capacità di poter accogliere feedback da chiunque, anche da persone delle quali magari non avete stima? E non sto dicendo che sia facile, non sto dicendo che sia scontato, però, no? Ok? Che se ti capita che, non lo so, quella persona, tra l'altro magari ha un ruolo nei tuoi confronti e che non gode la tua stima, professionale o personale, ti dice qualcosa, e tu, siccome quando ti dicono qualcosa persone delle quali non hai stima reagisci in un certo modo, tu li stai perdendo proprio il tuo centro e stai perdendo leadership. Molto spesso noi quando reagiamo non è che reagiamo perché è giusto reagire, ma perché perdiamo proprio il controllo, c'è poco da fare. Poi ce la raccontiamo che no, è giusto dire cose come stanno, è giusto che le persone capiscono, è giusto, ma è proprio una perdita di controllo, molto spesso. Ok? Quindi il nostro obiettivo per noi è far sì che il più possibile la nostra leadership si sviluppi, perché la nostra zona di comfort, ricordate la volta scorsa e ve lo dico qui, dove sta? Si sovrappone, e la nostra zona di comfort si allarghi, cioè leadership naturale vuol dire che stiamo investendo sulle nostre aree di miglioramento, cioè, e qui di solito facciamo l'esempio del boss mafioso, no? Che non è proprio edificante, però rende l'idea. Allora, io di solito nello stereotipo cinematografico del boss mafioso vedo Danny DeVito, no? Che dici, non è proprio altissimo, non è proprio prestante, dietro c'ha due energumeni, la domanda è, ma com'è possibile che questo qui, no? Cioè, comanda e c'è quello là dietro che gli fa così, lo stende, no? Probabilmente ha, a livello di sue, come dire, opzioni comportamentali, di sue capacità, delle competenze maggiori rispetto a quelli che gli stanno dietro. Forse anche 200 anni fa, forse pure meno di 200 anni fa, non sarebbe stato così. Cioè che un tempo, andando indietro con gli anni e con i secoli, sempre di più, il più forte, cioè prima, non so, Serse era enorme, cioè non era, che ne so, il politico di oggi così, che magari si mette anche i tacchi per sembrare più grande, cioè erano enormi, perché? Perché all'epoca comunque la prestanza fisica era una competenza da avere. Oggi noi con il denaro paghiamo ciò che non riusciamo a fare col fisico, no? E quindi ci sta. Quindi, secondo voi, una persona che ha questa area di competenza, quindi che ne so, immaginate nel vostro contesto professionale, quali potrebbero essere delle competenze da avere per essere un buon insegnante? Fatemi degli esempi.
Ok, quindi competenze proprio, conoscenze e competenze proprio tecniche, tra virgolette, di contenuto disciplinari. Poi? Relazione, quindi capacità di comunicare agli altri, magari capacità di ascoltare, per esempio. Poi? Resilienza emotiva, quindi equilibrio e resilienza emotiva. Poi? Creatività, fantasia. Poi? Ditemene un po'. Pazienza, quindi fare in modo che il nostro, come dire, interagire con gli altri non sia sempre una molla, no? Quindi anche intelligenza relazionale e sociale. Poi? Autoironia, senso dell'umorismo. Poi? Ok, quindi accoglienza, quindi saper essere accoglienti sia in primo rapporto che continuativamente. Poi? Ok, sensibilità, quindi diciamo accoglienza. Beh. Poi? Autocontrollo, quindi comunque quello è. Ok, quindi abbiamo diverse competenze. Secondo voi, una persona che ha questa area di competenza, ok? Quindi vuol dire che da 0 a 10, che ne so, sulla parte di creatività si sente 7, 8, qui si sente 5, qua si sente 9 e così via, no? Quindi ha questa. Secondo voi, questa persona qui, rispetto a una persona che ha un'area di competenza più ampia, ok? Immaginate che per alcune zone si sovrappone, per altre è più ampia. Quale delle due persone ha maggior leadership? Quella che ha la zona di competenza più ampia. In natura questo avviene, cioè l'individuo che detiene la leadership naturale di un sistema è quell'individuo che ha più opzioni comportamentali, cioè che è più flessibile. Anche Darwin ce lo diceva, cioè non è la specie più intelligente, non è quella più forte, ma è quella più flessibile, no? Quella che si adatta, quella che si apre maggiormente al cambiamento, che sopravvive, ok? Quindi per noi è essenziale investire sulle nostre aree di miglioramento, che è poi quello che avevamo visto sulla zona di comfort, apprendimento, cioè per svilupparle, e quindi laddove mi accorgo che ho, come dire, delle carenze, che tra l'altro mi lasciano un po' scoperto all'influenza dell'altro. Perché se io sull'ascolto, per esempio, no, sono veramente carente, quindi tendo a sovrappormi, tendo a partire un po' a spada tratta, parto in quarta, oppure non ti faccio finire di parlare perché già so quella la risposta, e quindi anche con le migliori intenzioni, ma lì il rischio è che chi ascolta meglio di me mi influenzi parecchio. Ok, quindi io non avrò una sfera di influenza, ricordatevi il gioco fuori, che influenza gli altri, ma subirò l'influenza delle altre persone. Se ho una zona di competenza molto molto ristretta in un determinato ambito, non la generalizziamo alla nostra personalità, ma alle competenze proprio, in un ambito magari professionale oppure personale, oppure ho una sfera di competenza molto molto ristretta, la mia leadership in quel caso è proprio ridotta, cioè io quanto riesco a influenzare gli altri è proprio molto esigua.